Oggi è un video un po' diverso dal solito perché voglio parlarvi dei siti da cui compro, dove mi trovo bene, dove mi trovo così così e dove no. E mi auguro e spero che anche qualcun altro faccia questo video, ma se non altro per far sapere a me, a tutte voi, a tutti voi, dove poter essere più sicuri di acquistare in serenità. Allora, io ho fatto l'elenco e vi dico che siti sì, dove acquisto oramai a fettine, a cubetti, a palline, ve l'ho fatta, Neos 1911, profumi di nicchia, sì, perché trovate tutti i profumi di nicchia che volete e sono gentilissimi, vi mandano un sacco di campioni, sono seri, vi arriva il pacco in 2 giorni e se telefonate vi rispondono, vi aiutano, e imballati molto bene i prodotti all'interno delle scatole. Poi profumeria ideale, telefonate, molto gentile la signorina, prodotti imballati bene, arrivano in fretta, campioni, non tantissimi, ma ci sono. Poi, la cosmetica bio Federica, strafantastica, la chiamate, lei risponde, vi aiuta, è gentilissima. Io dalla cosmetica bio compravo già da prima di aprire il canale, lì trovate prodotti biologici di tantissime marche. Io quando ho iniziato c'era solo Natura Siberica e ora ha tante altre cose. Comunque un sito che io consiglio sempre perché spesso e volentieri ci sono degli sconti, velocissimi nel mandarvi la roba imballata perfettamente, campioncini top. Poi Amazon, sì, io non ho Amazon Prime perché io compro poco su Amazon, di solito ci compro le scarpe da corsa e le trovo a buon prezzo, se qui le trovo qui a Savona le trovo magari a 135-140 euro, le posso trovare anche a 60 euro, mi fido. L'unica cosa, chiamate, sono gentilissimi, l'unica cosa è che non sono velocissimi. A me, io ho già aspettato anche una decina di giorni, però mi sono trovata sempre bene. Comfort Zone Davin, questo è un sito dove vendono prodotti biologici da spa, sono cosmetici biologici fantastici, molto seri, campioncini, roba imballata bene, e poi sono delle chicche da spa biologiche. Ecoverde, ho già comprato, sono veloci, la roba è imballata bene, nessun problema mai avuto con Ecoverde. Farmacia Igea, anche lì non c'ho, io non compro farmaci o che ne so, credo che l'unica cosa più farmaco che ci ho preso sono state quei cerotti riscaldanti per i dolori muscolari, ecco. Integratori non ne compro online, però vendono anche cosmetici, si trovano tante cose inerenti ai cosmetici e ai profumi anche nelle farmacie online. Olfattiva, gentilissimi, campioncini, omaggino, ben imballati, veloci, ok. Make Up Revolution, ok. Biuki, ok. E in passato ho comprato da Neve, ok. Da Sephora, ok.
Io non so se me li ricordo tutti, io mi sono segnata più o meno quelli che compro spesso. E Yves Rocher e Avon. Avon mi sono tolta da Avon perché i prodotti mi avevano stancata, non vendevo una cippa e mi arrivavano dei pacchi veramente fatti male, imballati male, tante volte la roba rotta dentro. Yves Rocher seguiva la stessa scia, inizialmente imballava un pochettino di più per modo di dire, poi mi trovavo i prodotti alla prega in Dio una volta aperto il cartone. Quindi io mi sono fermata. Notino che in un video ho detto chiaramente che è un video che non so se sarà già uscito, se uscirà più avanti. Comunque, allora, Notino a me ha sempre accontentato abbastanza. Perché? Per quanto riguarda i profumi che io ho ordinato da Notino, ci sono profumi. Allora, io ogni profumo che compro ci faccio il check fresh col codice che trovo sotto, proprio su checkfresh.com. Vi metto sotto il link di tutti i siti, sì, e di check fresh per farlo anche voi. Allora, ad esempio, Descoired 2 She Would, violetta e talco, è del 2017, è un lotto del 2017. Ok, nessun problema. È un profumo di un lotto recente. Poi abbiamo Descoired Want 2, che è un borotalcato, e questo anche è di ottobre 2017. Veniamo ai profumi un po' più vecchi, cioè quei profumi che se vado in profumeria mi dicono non li fanno più, sono fuori produzione. Poi li trovo su Notino. Allora mi domando, ma è la profumeria che non ha più il pezzo e quindi mi dice che è fuori produzione? O li trovo, cioè non lo so nemmeno io che cosa pensare. Ecco, certo è che su Notino sappiamo benissimo che ci risparmiamo parecchio sui profumi, però bisogna stare molto molto attenti perché io l'Herbleu di Guerlain, la mia profumeria mi disse che non lo facevano più. Ma perché non l'avevano? Io me lo sono ordinato da Notino, mi è andata bene perché è del 2016 questo profumo, ok? Però ci sono altri due profumi che per conto mio sono un po' vecchi. Una ragazza che lavora in ambito della profumeria mi ha detto che un profumo, anche se ben tenuto, incelofanato, inscatolato, tenuto al buio, dopo già 2 anni che sta lì, non è detto che non sia modificato. Io non so se sta cosa è vera, quindi mi aspetto da voi una risposta, da chi ne sa già qualcosa, ecco. Però mi dico, Arpège di Lanvin lo continuano a vendere in profumeria, quindi è un profumo che non è fuori produzione. E come mai Notino me lo manda vecchio di 17 anni? Perché questo qua è un lotto di 17 anni fa. Ok, io ho aperto il profumo, l'ho spruzzato, il profumo è buono, è buonissimo, dura anche tanto. Ok, ci ho fatto il check fresh col codice 17, è un lotto di 17 anni fa. Ho capito che Notino ce li mette a buon prezzo, ma ci può anche scrivere, guardate che sono fuori produzione o sono un po' datati, perché 17 anni, se quella mi dice già in 2 anni di stare attenta, in 17 anni, cavoli, è un po' tantino, no? Io non è che lo voglio fresco di fabbrica, però 17 anni. Questo qui è un altro. È il Van Cleef & Arpels, che io ho usato in passato, ne ho usati parecchi di questi. E poi mi dissero che era andato fuori produzione. L'ho trovato su Notino, buonissimo. Buono, è lui, lo sento che è lui, leggermente più amarognolo, ma perché forse io non me lo ricordo bene perché l'ho usato tantissimi anni fa, io ho avvertito un po' di amarognolo in più di una volta, ma magari sono io, ecco.
perché il profumo è buonissimo. Ma questo qui è un lotto, l'ho scritto sotto, è un lotto del 2006. È questo che io non capisco. Allora, vi chiedo a voi che siete del mestiere, a voi che siete esperti, io che non sono molto esperta in materia, ma sbaglio a dire che è un lotto troppo vecchio, un profumo di 17 anni fa, mi stava cadendo, è uno del 2006. C'è una domanda che faccio perché non so cosa pensare, perché c'è chi mi dice, e beh, è un profumo vecchio, cioè, cosa vuoi pretendere? Anche scontato, beh, allora lo scriviamo sotto, scriviamo un vecchio profumo, un lotto vecchio, io te lo metto a metà prezzo, che poi metà prezzo non lo era, era un po' di più di metà. Non so, ragazzi. Rispondete voi alla mia domanda. Io comunque invito davvero, se avete voglia di fare un video come il mio e elencare i siti dove compriamo con sicurezza per tutti, per tutti. Io qui sotto vi metto tutti i link dei siti dove compro profumo. Questo ad esempio è un 100 ml, è un profumone. Questo è un 75, un profumetto. E questo qui è un profumo da 50 ml, ma se fosse da 30 ml, non sarebbe un profumi? Lì no. Ciao.